Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi volevo introdurre un mazzo finalmente diverso dai precedenti Nilfgaard che avevo introdotto. Portate pazienza perché chiaramente, essendo all'inizio dell'open beta, essendo anche stato un po' sfortunato con i keg, per ora la prevalenza di carte ce l'ho in Nilfgaard. Ora ho un po' sistemato la mia collezione, ho anche millato qualche carta che non mi serviva e sono riuscito a fare questo mazzo mostri. Oggi vi introdurrò questo mazzo mostri, in particolare un mazzo che gioco ovviamente sui climi con leader Eredin, e andrei subito a vedere come funziona questo mazzo e a spiegarvelo. Eccolo qua, abbiamo qua davanti il nostro mazzo e inizierei subito ad introdurvelo. Inizierei dai Wild Hunt Hound, che sono queste creaturine qua, che quando vengono giocate ci fanno mettere frost su una riga qualsiasi a nostra scelta. Lo summon è l'abilità per cui quella determinata carta viene giocata dal mazzo, perciò potrete già capire che alla prima mano, se avessimo Biting Frost e gli Hound, ma comunque in generale, con Biting Frost ne faremo un mulligan. E questi sono i Wild Hunt Hound. Poi abbiamo le Siliano Arpi, che sono queste creature qua, sono agili, quando entrano spawnano due uova d'arpia alla loro sinistra, quindi oltre all'effetto delle uova d'arpia che adesso vi spiego, entrano e quindi già sono, è come se fosse una creatura da 7, tra l'altro agile, quindi possiamo metterla ovunque vogliamo dalla nostra parte del campo. Ora veniamo alle Harpy Egg. Le Harpy Egg dicono: se vengono consumate da una nostra creatura, oltre ad assorbire l'uno della loro forza, gli dà un 5 in più. Quindi non so, se ad esempio le Chimara li mangia, in tutto prende più 6, perché prende l'uno della forza dell'arpia più 5 addizionali. Quindi sostanzialmente sono super vantaggiose queste uova, perché oltre a questa abilità del consumare, di dare più 5 rispetto anche alla loro forza a chi le consuma, hanno il Death Wish, che è l'abilità, ricordo, che si attiva quando vengono messe al cimitero. Il Death Wish dice: spawn un'arpia su una riga random. Quindi se tutto va bene e non ci vengono uccise le uova, al turno dopo avremo un'arpia, che è una creatura da 3, avremo due arpie in realtà per ogni Siliano Arpi che giochiamo, contando che ne giochiamo 3, potete capire che comunque è come avere una creatura con resilience ad esempio. E di queste ne abbiamo 3 di Siliano Arpi. Inoltre, mi è venuto in mente, è anche un ottimo counter ad esempio contro Nilfgaard e gli odiosi Rottosser, perché i Rottosser spesso ci vengono messi sulle righe dove magari abbiamo tutte le creature con la stessa forza, e se vedete bene già abbiamo queste da 5, abbiamo i Wild Hunt Hound da 5, e quindi ci possono salvare le chiappe. Dopodiché abbiamo due Arch Griffin, che poi sto programmando di metterne uno e comunque poi vedrete. Abbiamo due Arch Griffin che praticamente anche loro sono delle creature agili. Quando entrano puliscono il clima sulla riga dove vengono messi, oltre ad essere comunque delle creature da 7, che sono creature di tutto rispetto. Poi abbiamo il Drowner uguale, una creatura da 7, è agile e muove una creatura nostra o avversaria sulla riga dove lui è stato messo, quindi anche lui ci fa ottimizzare ad esempio i climi, perché se noi volessimo mettere un clima su una determinata riga, ma l'avversario mette una creatura su un'altra riga, ad esempio, noi possiamo spostargliela senza il suo consenso.
Poi abbiamo il Fiend. Il Fiend è una creatura da 5 argento. Quando viene messa giù, può bloccare una creatura avversaria e danneggiarla per la metà della sua forza, ignorando l'armatura, oppure può sbloccare, ad esempio, una nostra unità. Abbiamo il Caretaker. Il Caretaker, quando viene messo in campo, riporta in vita una creatura dal cimitero avversario, ovviamente non oro. Abbiamo Karantir. Karantir, lui è agile, può andare su qualsiasi riga e ci fa selezionare 5 unità avversarie, non decenti ma poste ovunque, le sposta su una riga e a quella riga applica Frost. Quindi diciamo che anche lui ritorna molto utile tantissime volte perché possiamo spostare a nostro piacimento tutte le sue creature in modo da, non so, ad esempio, renderle più vulnerabili, annullare determinati effetti, eccetera. Poi abbiamo Ciri. Ciri è la solita, ovvero quando viene messa in campo, se alla fine del turno perdiamo, ci ritornerà in mano. Abbiamo il Water Hag, che è come i classici maghi delle altre fazioni, solo che non è un mago. Il Water Hag spawna Clear Skies per pulire il clima, Torrential Rain, la quale danneggia all'inizio del turno, danneggia le unità più basse, l'unità o le unità più basse per 2 punti, presenti su quella riga dove viene messo, e può spawnare anche l'Acerith, la quale danneggia per 3 punti un'intera riga. Ovviamente oro escluso. Poi abbiamo le tre Krons, che ricorderete bene perché hanno lo stesso identico effetto che avevano prima, ovvero quello di entrare e chiamare le altre due dal mazzo, quindi già avrete capito che nella mano iniziale ce ne serve una soltanto. Poi abbiamo i tre Biting Frost. I Biting Frost, ricordo che all'inizio del turno fanno un punto di danno a tutte le creature presenti sulla riga dove viene disposta, ovviamente oro esclusi. Abbiamo le Dimerithium Shackles, per ogni varia ed eventuale, in caso dovessero bloccare una nostra creatura, ad esempio Ciri, o in caso dovessimo sbloccare una creatura avversaria, cioè renderla targettabile, ad esempio dai climi. Abbiamo il Bloodcurling Roar, che è un'unità un po' strana, perché se vedete è una creatura ma non ha forza. Perché? Perché dice, prima di poter attivarlo, diciamo, lui ha bisogno di divorare un nostro alleato. Quindi, vi pongo l'esempio, sempre contro Nilfgaard, perché tanto è la fazione più ricorrente attualmente. Ci giocano Rot-Tusser, non sappiamo come counterarlo, non abbiamo modo di far nulla. Il Bloodcurling Roar viene in nostro aiuto perché? Perché comunque distrugge un alleato e si dà il caso che la carcassa di mucca, nonostante sia stata giocata dal nostro avversario, ma è contata comunque come nostro alleato perché è dalla nostra parte del campo. Quindi, oltre a salvare le nostre creature, ci ritroveremo poi una creatura da 12 agile, perché il Bloodcurling Roar è un orso da 12. Poi abbiamo il solito Ragnarok che già conoscete. Abbiamo il Frightener che ci servirà per pescare una carta e generalmente lo usiamo nel secondo turno, ma lo possiamo comunque usare al primo perché sposta delle creature adiacenti di dove viene messo su un'altra riga, quindi spesso e volentieri ce le sposta dove c'è Frost, perché comunque quando giochiamo, e poi lo vedrete in partita, spesso c'è Frost. In più comunque lo possiamo sempre giocare al primo turno se ad esempio abbiamo le Kron, perché le Kron quando entrano ci danno ben 20 punti. E per finire abbiamo il leader Eredin. Eredin spawna un'unità bronzo con l'etichetta Wild Hunt. Cosa spawna quindi? Può spawnare un Wild Hunt Hound. Può spawnare un Wild Hunt Navigator come un River Scout, ma con la differenza che porta dal mazzo, ci fa giocare dal mazzo solamente un'altra unità con marchio Wild Hunt. Quindi,
ad esempio, nella mano iniziale non terremo mai Three Wild Downtown. Perché? Perché comunque ci viene comodo portarlo su e quindi sfinare il mazzo appunto con questa creatura di nome Wild Hunt Navigator. Oppure può spawnare un Wild Hunt Hound, scusatemi, un Wild Hunt. Non ricordo se Warrior, comunque ora ve lo metto in sovraimpressione. E questa mossa di solito la faremo al secondo turno. Perché? Perché questa creatura, praticamente, se perdiamo il turno, prende Resilience e quindi ci viene comunque in aiuto. In più possiamo anche spawnare un Wild Hunt Warrior, che vi metto in sovraimpressione sempre, il quale cosa fa? Praticamente entra, fa 3 danni, se la creatura danneggiata viene distrutta, si potenzia di 2 punti. E questo è il leader Eredin. Non perderei molto tempo in chiacchiere, questa era la spiegazione del mazzo. Ovviamente, ci tengo a dirvi che volendo, onestamente, al posto di un Archgriffin, probabilmente metterò un altro Drowner in modo da controllare ancora meglio questo fatto degli spostamenti. Comunque, questo sostanzialmente è il mazzo. Non perderei altro tempo in chiacchiere e andrei a vedere subito delle partite di esempio. Full test. Full test. Ah, di certo, quel che non vogliamo è Biting Frost. 3 non ci facciamo nulla, no, anzi sono 2, ho contato male. Direi che ci va quasi bene la mano, via. Avrei preferito avere una Croon, però vabbè, non fa nulla. Inizia l'avversario. Stand and fight. Direi di iniziare subito con un bel frost. Tac. Onward! Attack! Bene. Andrei con le Sylvano Happy. Boom. Ok, welcome chosen one. Direi di far così, magari. Questo mettiamo qua. Tac. Futameria! Nice mess you've got here. Ok. Che lui non abbia counter per il rifiuto. Ah, eccolo, che okay. Deathbolt. Bene. Va bene, non è male. Già l'abbiamo forzato via uno. Non è male. Però direi che è il momento di garantire a questo punto. Ne spostiamo 2, 4, 5. Perfetto. Tutti qua. I killed for less. Butterei quasi un altro Siriano Arpi. Lo mettiamo qua. Stand and fight. Potrei giocarmi anche Eredin volendo. Così da far frost sulla prima. Wild Hunt Navigator che mettiamo qua. Bam.
danni super costanti. E passa, bene. Siamo a pari carte, abbiamo il Frightener, ma vi dirò la verità. Valla grandissima. Ah, il Kedwan Siege Sergeant ci viene in nostro aiuto. Io giocherei subito, tra l'altro. Stand and fight. E le potenze tutte, io ho 20. You do not deserve to live. Ok. Niente di particolarmente eccitante. Siri Dash che li possiamo anche bloccare molto abilmente. Aspettiamo nel farlo, perché poi magari gliela rubiamo pure. Riforziamo via qualche altra carta, magari. Nasty wounds those, but you'll live. Chi si è ripreso con Anakin, si è ripreso Deathmold. E probabilmente un Kedwan, non ho visto, vabbè, poco male. Ma con il Blood Curdling Roar mi mangio un'arpia, portami via. This is no time to whimper. A questo punto direi di bloccarvi, sì. Va bene. Ok. Noi abbiamo un keep da 12, da 6, scusate. Oh, e abbiamo anche il Ragnarum. Benissimo, benissimo. Griffin, bene. Anche se il grifone effettivamente non so quanto ci serve. Ottimo, quindi altri 20 punti. E devi startare con Ragnarok. Sono comunque 3 danni. Poi magari non ha modo di pulirlo. Don't recognize your old mates. Farei così da ottimizzare. Tac. Tac, tac. You one of us or not? Let's go. Allora io li ruberei. Li ruberei. Il Kedwan non è male. I killed for less. Sì, la facciamo molto tranquillamente. Tac, tac. Siamo a 23, lui passa. Io mi prendo 20 punti delle croniche. E lui si prende altri 6 danni. Benissimo. GG! King Brand. Any last words? Ok, le Dame Ritium le teniamo perché saranno fondamentali. Un Frost lo buttiamo. Ok, le Chrome, benissimo.
l'Arch Griffin non so quanto ci possa servire. Schede che di solito non gioca Klim, Siliano, bene. Comincio io, ovviamente. Iniziamo con le arpie. Ah, questo però è crack. Quindi forse avrà solo Morkvarg. Anzi, no, è solamente Queensguard invece. Sì. Sposterei questo qua. Glory to you. Potenzia Queensguards, ma mi giocherei un altro Wild Hunt. No, scusa, ho sbagliato. Si chiama. You're good, real good. Allora, lui adesso prende 2-4 danni, va 26. Quindi se io gli usassi 2 Tereg, gli farei 2, 3, 6, no, 12 danni. Benissimo, va 16 e passa. Bene, allora ho un keep da 12 perché sono 3 uova, 4 uova, 3 per 4 12. Ottimo. Benissimo. A questo punto quasi le metto via le manette, ok. Ah, una Queensguard gliela posso anche rubare, però magari all'ultimo turno, pertanto non è che mi servirà chissà che. Quindi inizierei con la buona Siri, che metto qua. Bow before modern Freya. Pansy. Careful there. Va bene. Con Erdin metto qua. Andrò con un Wild Hunt Rider che posiziono qui. Ok. E sono pronto per passare. Peccato non aver avuto anche una Siria Noir, però vabbè, poco male, dai, va bene uguale. No, un altro Arch Griffin non me ne faccio proprio nulla. Ecco, ti pareva, no? Dribbondo, e adesso li rubiamo proprio forte. Ottimo. Arrivederci e You're grazie. good. Real good. Bow before modern Freya. Ovviamente lui mi si You're starà good. strozzando un po' Real good. le
abbiamo un Biting Frost rimasto e un Immato. Quindi direi di usare questa. Che sky spot. Altri danni da frost. How can I help? Non mi interessa. Fiend e faccio anche 3 danni così viene anche bloccato. Don't you pester me. Vabbè, direi che sono pronto, tanto adesso Igni mi fa Igni sulla prima linea per giocarmi le Crones. Ma sono in un vantaggio direi. Quindi farei così. Forfetto.